Bentornati su Psicologia Academy. Oggi partiamo da una riflessione sui social network, in particolare Instagram, che è uno dei luoghi, uno degli spazi virtuali ideali dove condividere le foto di noi e del nostro corpo. Infatti oggi con il professore Giovanni Locastro parleremo dell'utilizzo del corpo nell'epoca moderna. Sì, volentieri, grazie sempre per la vostra ospitalità e per le domande preziose e stimolanti che mi È un fate. piacere per noi. Bene, vediamo un po' di essere anche utili, ci proverò, perché il tema del corpo, come tutti potete immaginare, è immenso, è enorme. Proverò a scandire alcuni passaggi fondamentali per rispondere alla vostra domanda, cioè precisamente perché l'immagine di sé è così fondamentale per gli esseri umani. Contemporanei più che mai, come questione, perché abbiamo molti strumenti che ci rinviano delle nostre immagini, quindi quelle che poi vengono riportate anche nei social. Innanzitutto dobbiamo fare una differenza molto grande tra l'organismo e il corpo. L'organismo è la dimensione biologica che noi abbiamo, cuore, fegato, polmoni, eccetera, poi la parte esterna di questo organismo che si vede, quindi ciò che sta, diciamo, contenuto dalla pelle, che dà forma al nostro essere. Il corpo è qualcosa di altro. Il corpo è qualcosa che appartiene all'ordine simbolico, all'ordine del linguaggio. Jacques Alain Miller dice: il corpo in quanto se ne può parlare, le corpo o anche possible parler. Che significa questo? Come noi acquisiamo un corpo? La biologia ci viene data attraverso il patrimonio cromosomico con la generazione da parte della madre. Ma il corpo biologico, l'organismo più precisamente, l'organismo vivente non è il corpo. Quando l'organismo vivente si trasforma in corpo, cioè qualcosa per cui il soggetto, vedendosi nella rappresentazione di questo qualcosa, ci si ritrova. Dice: quello sono io. Ecco, il primo che ha spiegato questo meccanismo in maniera universalmente riconosciuta è proprio Jacques Lacan, con lo stadio dello specchio. Chiunque ha avuto a che fare con dei bambini molto piccoli, intendiamo dire dai 6 mesi ai 18 mesi, dice lui, io direi intorno ai 18 mesi e un anno, avrà assistito sicuramente a una scena che è questa: metti il bambino così piccolo davanti allo specchio, cerca di afferrare l'altro bambino che vede nello specchio, se è messo per terra a gattonare, può girare intorno allo specchio, va a vedere dietro se c'è qualcuno che si sta nascondendo là dietro, visto che è inafferrabile. Non fa né più né meno che quello che fa un gattino messo davanti allo specchio, guarda l'immagine che c'è nello specchio e pensa che sia un altro gatto, non si riconosce. Però accade qualcosa a un certo punto, certamente quando maturano in maniera opportuna le funzioni neuronali, che il bambino messo davanti allo specchio, non da solo, perché questo è fondamentale, con accanto l'altro, l'altro della cura, la madre o chi per lei, comincia a fare un percorso logico. Vede nello specchio, lui non sa che è uno specchio, lo capirà dopo, vede nello specchio due immagini, una sicuramente la conosce, è quella della madre, e un'altra non sa di chi è ancora, ma lo sguardo della madre, che normalmente incrocia questa immagine nello specchio, e i segni che gli potrà dare, gli permetterà di incollare, diciamo noi, l'immagine di sé all'idea di sé, alle sensazioni propriocettive, cioè a cosa gli dice il suo corpo, il caldo, il freddo, il dolore, il fastidio, il piacere, eccetera, che costituivano il suo essere. In questo momento lo sguardo dell'altro ha il potere di incollare l'immagine di sé con le sensazioni di sé, quindi del proprio organismo, che diventa corpo. Lo sguardo positivo dell'altro è quello che ci si augura, che conferma, renderà il soggetto, il bambino che cresce, felice di mostrare il suo corpo perché è stato approvato, riconosciuto dall'altro. Il detto popolare, il motto di spirito ci dice: ogni scarafone è bello a mamma sua, in napoletano, cioè ogni scarafaggio è bello per sua madre, perché certifica in questo modo che sarà un oggetto d'amore possibile. Da questo momento in poi l'essere umano non può non darsi un grande da fare per rendere la sua immagine accettabile al suo altro, perché è la sua immagine che lo rappresenta all'altro. Ecco, forse
così. Si spiega anche perché casualmente mi ritrovo, e sapete che è davvero casuale, non ho preso intenzionalmente, un numero della rivista La Psicanalisi che contiene la terza di Lacan, cioè una sua conferenza in cui parla del nodo Borromeo, e proprio in questa occasione vediamo rappresentato, cioè il disegno che lui ha fatto alla lavagna, il corpo nel registro dell'immaginario, cioè il corpo dove noi lo troviamo laddove non pensavamo di trovarlo. Se parliamo di corpo penseremmo che stia a livello della biologia, nel reale in qualche modo, e invece no. Il corpo è a livello delle immagini. Allora, se io sono rappresentato dalla mia immagine e ottengo amore grazie alla mia immagine, come posso non curare in maniera estrema e costante la mia immagine affinché mi rappresenti nella maniera migliore allo sguardo dell'altro? Forse potrebbe essere questo uno dei motivi del culto estremo dell'immagine nella nostra società. E i media, i social, ci permettono veramente di farne un uso che talvolta sa di abuso, anzi, è troppo. Ma questo è il motivo. Le cosiddette dipendenze che possono subentrare. Esattamente, può diventare una dipendenza non dalla propria immagine, ma dalla propria immagine da sottoporre allo sguardo dell'altro, che deve essere per avere conferma che questa immagine ci rappresenta come possibili oggetti d'amore, di desiderio da parte dell'altro.